Federico Pellegrini continua la tappa alle tappe di avvicinamento al 17 di ottobre, giorno d'inizio del campionato. Altra amichevole, quali responsi da questa amichevole? Ah, buone indicazioni. In settimana avevamo caricato parecchio e quindi sapevo che oggi trovavamo magari un po' la gamba pesante, quindi ho preferito fare un amichevole con una categoria inferiore per cercare proprio di andare con la gamba. E però sono contento, insomma, riusciamo a lavorare bene ancora sulle palle inattive e anche indicazioni nelle varie metrature di pressing vanno leggermente meglio, insomma la squadra inizia a conoscersi e quindi sono abbastanza soddisfatto, e anche il fatto che di non prendere gol è sempre una cosa importante in cui io ci conto molto. Certo, dei vecchi è inutile parlarne, si conoscono sicuramente pregi e difetti, dei nuovi, tanti giovani, e parla un attimino di questi inserimenti. Ma guarda, sono tutte persone che si stanno mettendo a disposizione, sia i più giovani, i ragazzi che vengono da Rieti, che gli altri ragazzi, quindi sono contento soprattutto della persona, delle persone che sono, dell'approccio che hanno, e quindi di conseguenza sono soddisfatto perché stanno lavorando bene, stanno cercando di capire quello che io gli chiedo. Non è facile, sono passati veramente solamente 20 giorni, tolti i primi 10 che erano solamente fisici, e quindi sono contento e soddisfatto. Senti, è arrivato un portiere che va ad affiancarsi, sì, a Fagotti. Sì, c'è stata la possibilità, insomma, di prendere questo ragazzo che nelle prime due settimane di prova ha fatto bene, quindi è a disposizione, la società me l'ha messo a disposizione, sono contento. E quindi si giocherà il posto con Fagotti, con Canestrini, con Bandolfi, insomma ho quattro portieri e devo cercare di scegliere ogni sabato quello che fa meno danni, no? Senti, diciamo la preparazione è una fase avanzata, quindi hai avuto modo di conoscere pregi e difetti dei nuovi arrivati, i pregi degli anni scorsi e i difetti di quelli che stavano l'anno scorso, li conosci, quale compito, quale ruolo può recitare la squadra nel campionato di Serie B? Guarda, ora come ora non so che dirti, io sono contento perché comunque ho visto che l'inserimento, come abbiamo detto prima, delle persone nuove è a un buon punto, quindi dopo dipende sempre da noi. Io non guardo le griglie, non guardo le favorite, perché poi dopo è sempre il campo a parlare, quindi io credo che noi ci dobbiamo far trovare pronti il 17 ottobre. Da quel momento io credo che nessuna squadra parte per retrocedere, nessuna per vincere il campionato. Ci sono dei valori che sono indiscussi, alcune squadre hanno dei valori importanti, questo non ci nascondiamo, però io credo che se noi facciamo il nostro possiamo divertirci, ecco, mettiamola così, possiamo divertirci. Senti, la sorpresa chi può essere dei nuovi? Ma io spero tutti, spero tutti. Spero tutti, ma più che altro non spero il portiere, perché se la sorpresa è il portiere significa che prendiamo troppi tiri. Allora speriamo che il portiere sia una conferma ma non una sorpresa. In bocca al lupo. Incredibile.